Ciao, sono Magnus e torniamo sempre qui su Spider-Man 2. Allora, prima di andare avanti per ciò che riguarda la questione simbionte con Harry, per cercare di capire dove andrà a finire, anche se una mezza idea ce l'ho e spero che non accada, non ve lo voglio dire perché io generalmente sono pessimista su queste cose. Ho raccolto praticamente, credo, tutti i cosi di ricordi di Marco. Non lo so, ce ne sta un altro qui? Li In raccolgo. questa città sono Magari tutti non ve lo pronti a faccio lamentarsi vedere, però quando lo vengono commessi degli sbagli, ma nessuno. faccio giusto per il divertimento mio personale. Però, visto che in questo momento sto registrando, non vorrei che magari esce qualcosa di figo e non ve lo mostro. Quindi preferisco magari dire che l'ho fatto e che non c'era niente, piuttosto che magari ci perdiamo qualcosa di molto carino. Effettivamente il gioco partiva con Sandman, effettivamente l'ho trovato pure abbastanza fatto bene, e quindi mi faceva piacere dargli un seguito. Ecco, dove sta il cristallo? È la sta piazza, Ci riproverò più tardi. Dicono che il loro capo vuole incontrarmi e arriverà presto. Non posso aspettare. Mi dispiace infrangere la promessa, Killian. È la figlia, eh? Ma farò a pezzi la città per trovarti. Marco temeva che Kraven facesse del male a sua figlia. E ha perso il controllo. No, credo che ne manchi soltanto uno di cristallo. Vabbè, ne abbiamo beccato praticamente soltanto. Cosa bisogna chiedere? Un altro personaggio? Sì, vabbè, non fa niente. Ne manca ancora un altro praticamente per completare il ricordo di Marco. Lo troveremo strada facendo È colpa sicuramente. tua, Pete. Devi rimediare. Sempre più estasiato, per la città. È la cosa che mi ricorda, una delle cose che mi ha più colpito, eh. Occhio, Harry non c'è. occhio. Ma è normale, scusami. Che cos'è? Buon compleanno, Em. Dicono che il tempo guarisce le ferite. Tutte bugie. Ogni giorno senza di te fa più male. Se perdessi Harry, io non so cosa farei. Norman è disperato. Devo trovare Harry e salvarlo. Dovrei chiamare MJ e aggiornarla. Lei saprà cosa fare. È vero, MJ è scomparsa. È un po' che non la sentiamo. Che schifo. Che schifo. Tu sei grande. Io? Hai centrato in pieno il punto finalmente. Gran storia, ne parlano tutti. È materiale da caporedattrice. Davvero? Congratulazioni, il tuo primo incarico. Sfornare altri pezzi su Così entro domattina. Scalpore, controversie, roba così. Così. Corri a scrivere. MJ. Non mi hanno licenziata, anzi mi hanno appena promossa. Ehi, è quello che volevi? Sì, credo di sì. È davvero grandioso. Ehi, senti, è capitata una cosa a Harry. Che succede? Beh. Aspetta, bussano. È difficile da Un attimo. spiegare, Stanno ma sfondando la promettimi di porta. stargli lontano, ok? Aia. MJ? Cold drop. Credo che sia successo Harry, qualcosa a ma che MJ. diavolo? Su, MJ, E rispondi! che devi rispondere? Ehi, Che. Harlem J, lasciate un messaggio. Ma perché dovreste? Sei importante, tanto vale scrivermi, no? Fa che stia bene! Una favola. Spider-Man, come ti senti? Ansioso, nel panico! Io parlavo di.
Sintomi fisici, dolori, spossatezza. Sì, ma sintomi? Ho esaminato anni e anni di diari di ricerca. Il simbionte fa parte di una coscienza collettiva. Ne facevo parte anch'io. Facevo è ottimistico. Forse è ancora in te. Cosa? Niente di cui preoccuparsi, ma meglio se vieni al laboratorio per qualche test. Non posso, Doc. È un brutto momento. Devo andare. Ci resta ancora dentro di noi, anche se non è bello il campo. Allora, noi sicuramente non andremo al dottore. Resisti, MJ. Perché siamo diretti verso MJ. Magari ci possiamo ammirare. Attenzione al treno. Non lo becco, ok. Dovevo essere a casa. No, ci schiantiamo dentro casa, aspetta. MJ! Dove? Harry. Pete. Sembri teso. Caffè? Ah. Dobbiamo parlare. Non sei stufo di dover salvare il mondo ogni santo giorno? Posso aiutarti? Devi solo concedermelo. Tu non sei così. No. Questo è il vero me. Ho finalmente i mezzi per realizzare il nostro sogno. Ci hai rinunciato. Harry, dobbiamo toglierti quella cosa. Non siamo una cosa. Non siamo, Harry. Noi siamo. MJ ha protetto Spider-Man. MJ. Lascialo! MJ! Al femminile mi mancava lei. Se mi ricorda un po'. Mostragli cosa si perde. Ma un po' Darksiders 3, Troppo tardi. La voce è un po' cambiata. Inquietante al punto giusto. Grazie. Jay, parlami, ti prego. Sono stanca di parlare. Dimenticare conferme. Da te. Da tutti. Confermi. Se parli del tuo lavoro. Parlo di me. Di me. Non del lavoro o di questa stupida casa, né di te, per una volta. Di me? Jay, che vuoi dire? Stanne fuori! Finalmente ho il controllo! Ti ritieni ancora il più forte, vero? È diventata forte, MJ, porca miseria. Era già forte, dico la verità, cioè... è già una potenza, però dopo questo è cambiata parecchio. Sono stanca di parlare, dimenticare conferme da te, da tutti. Confermi?
se parli del tuo lavoro! Di me! Non del lavoro o di questa stupida casa! Leggi te! Per una volta! Di me! Jay, che vuoi dire? Stanne fuori! Finalmente ho il controllo! Falla smettere! Falla smettere! Non voglio ferirla! No, ma la feriremo però! So che sei lì dentro! Sei sempre il superiore! Non mi dà più a fare gli alberi, è bello. Ma rompiamo la casa della signora. Dove stai? Stai diventando un po' indisponente in Jay, cioè magari sarà anche la verità quello che ci stai dicendo, ti stai riempendo di insulti, forse è quello che pensi veramente di noi e non ce lo dici in faccia. Oh no! Perché non ti guardi intorno? Questo lo chiami controllo? Abbiamo il controllo totale! Che cosa mi succede? Anche ora. Non ascoltare quelle voci! Ti stanno mentendo! Le sentivo anch'io! So cosa provi! Tu sei sempre tutto! Ma non sai tenerti un lavoro! O pagare un'ipoteca! Ho un lavoro! Con l'ipoteca! Andrà tutto bene! Occhio. Non lasciarti controllare! Sta zitto! Occhio. Occhio. È andata. Ricordi il tuo libro? Non volevi aiutare gli altri? Nessuno l'ha letto! Lo hanno ignorato! Non è vero! Se hai aiutato una sola persona, ne è valsa la pena! Anche ora. Io l'ho letto! Mi ha aiutato! Appunto, servo solo per aiutarti! MJ! Non fai altro! Per interrompere la mia vita! In cerca di risposte! Fallo smettere! Fallo smettere! Non posso, non posso! In cerca di risposte! Consigli! Perché hai perso un lavoro? È tale questo lavoro, si è fissato questo lavoro. Per un uomo che disprezzo per fare felice solamente te! Non immaginavo! MJ, puoi licenziarti! Troverò una soluzione! Non mi fido di te! Posso fidarmi solo di noi! No! Scusa, MJ! Mi sbagliavo! Se non puoi fidarti di me, fidati almeno di te stessa! Non provare ad ostacolarmi! Hai ragione! Sono stato un egoista! Ero così preso dalle mie cose che ho ignorato i tuoi problemi! Ma risolviamola come farebbe MJ! Lascia che ti aiuti a reagire! Michael! Possiamo combatterlo, MJ! Smettila! C'è altro che posso colpire? Non ti salverai con le chiacchiere!
Questa è la vostra spinge. Aia. E basta. So che sei lì dentro. Siamo stanche. Vediamo, vediamo. Hai ragione. Ci siamo veramente un po' sfracassati i marroni, eh. La vedo. Lo schianto. Come lo faccio lo schianto se non ce l'ho? Non ci servi. Ma io ho bisogno di te, invece. Non ci mentire. Anch'io ho bisogno di te. Ancora. Ah, oh, vabbè, che due palle. Solo essere quello forte della coppia. Vado, ma finisce mai sto combattimento, dai, che te... Cosa? No! Sei più forte di me in mille modi diversi. Stai tenendo in piedi da sola entrambe le nostre vite. Scusa, sei... Ti ho dato per scontata. MJ non c'è più. No, non è vero. Perdonami se ti ho fatto soffrire. La e casa, devi spostarti, il lavoro, la, la nostra vita. Ti avevo promesso di migliorare e ho fallito. Avrei dovuto ascoltarti, restarti accanto. Siamo una squadra, io e te. Non è affatto giusto che tu soffra per il mio bene. I tuoi sogni contano quanto i miei. Stai vincendo. Sei altrettanto importante! Basta! Fallo smettere! Fallo smettere! Babba! Non lasciarti controllare! Non puoi fermarci! E vai, morita, mina, mina! Ma ci stavano altre sbarre qua, no? Ok. Possiamo combatterlo, MJ! Fai sempre il superiore! Non vedo la mano, non vedo niente, non vedo niente! Ce ne stava un altro, no? È troppo! Fa male! A volte capita. E vai di qua! Avanti, parlami! Siamo stanche! E vai, un bel calcio in culo e vai. È finito sto combattimento. Non è ciò che vuoi. Ma non lo so mica, eh. Di cosa vogliamo? Tu sei Mary Jane Watson. Tu vuoi la verità? Sì. La verità. Pete!
stai? Sto bene. Oh, sì. Sto bene. Ce l'hai fatta. Un discorsetto. Aspetta. Però lo farei, eh. Non ancora. Watson, dove sono le mie frittelle di mele? Muoio di fame! John, non... puoi baciarmi il culo. Io mi licenzio. Watson! Quanto mi piaci. Un po' affrettata, eh. Pensavo che ti avrei perso. Mi sa che mi ero già persa da un po'. E non solo per il simbionte. Ho passato mesi cercando di essere ciò che non sono. Ma ora sei tornata. Scusa. Ma quella non eri tu. E anche io non ero in me prima. Pete, io... Pete era... Sembrava quasi una coscienza collettiva. Ci ho visto te e Harry. Lui cercava questa pietra. Miles è al municipio. No, devi andare. Ti amo. Anch'io ti amo. Willa. Un po' forzato, però la telefonata, dai, un po'. Ehi, hai letto il mio messaggio? Il municipio è un disastro. Sto andando lì. Sì, scusa, ma le cose si sono complicate. Arrivo subito. Dici che è stato Harry? Per forza. L'ho appena visto nel Queens. Ha trasformato MJ in uno di quei simbionti. Sono peggio. Cosa? Sta bene. Se n'è liberata. Più in fretta di me, per fortuna. Per Connors ho tenuto la tuta a troppo tempo. E ora ce n'è una parte dentro di me. Non scherzavi quando hai detto che le cose si sono complicate. Un passo alla volta. A presto, Miles. Ricevuto. A dopo. A proposito, devo chiamare una persona. Peter? Ehi, signora Morales. È arrivata a casa? Volevo, ecco... Volevo solo assicurarmi che... Stiamo bene, sì. E, Peter, non ce l'ho con te. Ma la prossima volta rispondi al telefono. Si fidi. Farò il bravo. Ti conviene. Ora aiuta mio figlio. Vabbè, manca allargare però, eh. Allora, vediamo un po' se possiamo migliorare alcune cose. Quei danni. Non sarebbe... Ma che è là? Ah. Perfetta. Oh! Qua c'è il cristallo. Questo penso sia l'ultimo cristallo. Per i newyorkesi il divertimento è sempre a portata di mano. Giuro che non volevo fare una battuta. È l'ultimo cristallo questo. Momento soltanto, voglio far vedere un attimo una cosa, perché poi a questo punto ho paura che non capite una mazza, però, eh. Aspettate. Prima eravamo insieme, poi a un tratto sono rimasto da solo. Qualcuno ci sta osservando, Kimia, ma non devi preoccuparti. È compito mio. Forse sono paranoico, ma ovunque vado... Ci sono anche loro. Al lavoro, nel negozio all'angolo, al parco. Ci stanno pedinando. Ho detto agli agenti che qualcuno ci sta seguendo, ma non mi hanno ascoltato. Nessuno mi crede. Ora tocca a me seguirli. Scoprire chi ho di fronte. Sono finito in questa scuola abbandonata ad Arlong. Li ho trovati. Mi stavano aspettando. Con armi di ogni genere. Incredibile.
forza d'inverno mi sono cacciato. Mi stanno circondando. Perché non sono rimasto a casa con te, Kimia? Potevo aiutarti con i compiti e preparare l'unico piatto che so fare. Ma ormai è troppo tardi. Ho chiesto loro cosa vogliono e hanno risposto: la bestia dentro di me. Ma è nascosta da tempo ormai, come ti ho promesso. Li ho supplicati di lasciarci, ma a loro non importava. Hanno provato a fermarmi sparandomi addosso una rete. E mi sono trasformato in sabbia senza rendermene conto. Non sai quanto mi vergogno, ma non ho avuto scelta. Devo tornare da te. Semino quei vermi alla scuola e torno a casa. Entro dalla porta principale. Ma tu non ci sei. Ci sono loro. Inizio a urlare. Perdo il controllo. Se ti hanno fatto qualcosa, io sento la sabbia che sta per prendere il controllo. E poi mi lanciano contro una sostanza chimica. Non so cosa sia, ma cerco di restare sveglio. Mi perdo. Tutto diventa nero. Mi sveglio in un sotterraneo. Intorno a me solo celle vuote. Tu non ci sei. Ma stai bene. Dicono che il loro capo vuole incontrarmi e arriverà presto. Non posso aspettare. Mi dispiace infrangere la promessa, Kimia, ma farò a pezzi la città per trovarti. Ok, vediamo un po' là. Cos'è? Dove sei? Ehi! Quegli spuntoni giganti! Al centro c'è il cristallo! Sta crollando! Bene così! Il suo subconscio inizia a reagire! Le tute sono pesanti, però. Ah, devo controllare. Ok. Occhio. Sì, ci siamo quasi. C'è quasi. Ah, ho capito che quelli che danno più fastidio sono quelli che stanno là, eh. Ok. Vai. E anche questa è fatta. Ecco il cristallo. È l'ultimo questo. Ho cercato di essere un buon padre, Kimmy. Ci ho provato davvero. Spero solo che non ti trovino, che tu sia al sicuro da tua madre. Ti voglio un bene infinito, mia.
Un giorno staremo di nuovo insieme. Lo so. Ma aspettavo qualcosa di diverso. Ah, consegna la statuetta a Skinia. Ciao, finalmente rispondi. La mia fonte a Raft ha detto che Marco continua a ripetere un indirizzo nel quiz. Te lo sto inviando, vale la pena controllare. Ma ci andiamo. Forse Kimia è da lei. Grazie. Kimia, scusate. Puoi mettermi in contatto con Marco a Raft? Vedo cosa riesco a fare. E ci andiamo, dai, ci andiamo. Ok, è tutto pronto. Attivo la linea. Spider-Man. Scusa per il disastro. Grazie. Mi hai aiutato a ritrovare la lucidità. Mi dispiace non averti ascoltato. Non conoscevo l'uomo dietro la sabbia. Ma credo che Kimia sia da sua madre ora. Sto andando lì. Se è lì, puoi farmi un favore? Sì. Dalle quei cristalli. Un ricordo di me. Certo. Abbi cura di te, Flint. Consegna la statuetta a Kimia. Va bene. Qua abita. Ah, così andiamo. Sono 14. Sì. Ah, così glielo lasciamo. Capirà. Kimia, chi è? Sta bene. Ma vorrei fare di più. Potrei chiedere ad amici avvocati di aiutare Marco con i diritti di visita. Diritti di visita? Ma di che? Ops. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qua. Me l'aspettavo un po' diversa, vabbè. Spero che vi abbia fatto piacere comunque il fatto che vi abbia rilasciato tutte le gli audio. Ci vediamo al prossimo video. Bye.